Hai mai volato per le ali di pollo? In questo video ti parlo dei gomiti e della loro funzione nell'arrampicata e quanto influiscono nel mantenere la postura o dell'andare facilmente fuori postura. La prima cosa che devi sapere è che con le ali di pollo non si vola, ma in realtà ti fanno volare, perché questo è il primo sintomo del stai per cadere, ma anche perché di fatto tu vuoi trattenerti sulla parete, ma è il momento in cui è arrivata la fine. Una volta alzato il gomito si cade, e poi da lì ci saranno le posture di volo, ma sicuramente non sono queste. Ora andiamo a vedere nello specifico cosa comporta l'alzare i gomiti. In realtà il gomito è il segmento più semplice da controllare. Perché? Perché comunque rimane a vista. Quindi se l'abbiamo in alto si può constatare guardandolo. A tenere il gomito in fuori vuol dire esercitare un vettore forza, una risultante di forza per fuori. Per fuori, questo ti indica come sta esercitando la forza. Se invece lo teniamo basso, andiamo comunque a imprimere una forza verso dentro, al contrario. Quindi prima regola è quella di tenere i gomiti bassi. Per fare questo, la cosa migliore è partire dall'impugnatura. L'ho già detto in un altro video, però lo ripeto. L'impugnatura, se viene fatta e eseguita comandando con il pollice, quindi andando a cercare la polliciata, andremo di conseguenza a ruotare il braccio in questo modo. Il comanda il pollice e quindi andrà automaticamente la rotazione del polso andrà a far tirare su il gomito. Il dito che invece dovrebbe comandare per favorire l'abbassamento e quindi entrare in coerenza con l'abbassamento del gomito è l'utilizzo appunto del mignolo, e quindi andare a cercare di impugnare la presa come primo dito il mignolo. Ok, ovviamente anche in questo caso non è che tu inizia col mignolo e poi va a mettere il pollice sotto va la maggior parte delle volte evitato, almeno che non sia ovviamente in tetto o in forte strapiombo. Come tutte le cose dell'arrampicata ci sono delle eccezioni. Io mi sono ritrovato a fare delle vie su placca utilizzando solo i pollici, prendendo delle rovesce, però il pollice in spinta, come puoi ben vedere, ti aiuta a mantenere il gomito basso. Invece se tu metti il pollice e poi metti le dita sopra, di conseguenza il gomito si alzerà. Come al solito con le prese piccole puoi evidentemente subito provare questa cosa. Quindi prendiamo, conto, due prese piccole, ok? Queste due prese piccole con i gomiti bassi, questo è un 0,7, le tengo. Come alzo il gomito e partono. Alzo il gomito, vado avanti le spalle, vado fuori il sedere, è impossibile da tenere. Due prese, se io alzo il gomito mi blocco, se io abbasso il gomito mi apro e riesco a esprimere, andare in alto. Stessa cosa con prese piccole. Se io tengo bassa, riesco ad andare. Come l'alzo mi parte prima. Se io dovessi alzare il gomito o anche mettere il pollice sotto, non ci arrivo proprio. Perché? Perché vado parallelo, esce il sedere, prima cosa succede? Partono i piedi. Poi esercito una forza eccessiva che in realtà non fa in modo di esprimere movimento, ma questa forza la utilizzo per tenermi dentro, chiuso, qui. Quando invece la mia volontà dovrebbe essere quella di esprimermi, è quella di creare un movimento, è quella di andare, non di fermarmi. Quindi il concetto di tenere è riguardo andare una presa a un'altra, se no diventa trattenere. Quindi tu in realtà, se cerchi di sentire troppo una presa, tenderai a trattenerti su quella presa. E con questo ho quasi detto tutto dei vari segmenti, diciamo sul livello primario. Poi ovviamente
ci sono una serie di eccezioni che vedremo comunque più avanti. Per finire il discorso, la soluzione è avere l'idea di schiacciare e comprimere le prese piuttosto di andarle a sentire per tirarle. Però questo non vuol dire che se uno alza un po' il gomito tenderà per forza a tirare. A volte, soprattutto in strapiombo, è abbastanza usuale alzare un po' i gomiti. L'importante è agire e continuare a esercitare la forza verso il basso sui gomiti, questo lavorando appunto in coerenza con tutti gli altri segmenti del corpo che finora ho spiegato in questi video. Se hai commenti, mettili qua sotto sul video. Per rimanere aggiornato sui nuovi contenuti, iscriviti al canale e schiaccia il tasto campanellina. Buona pratica!